Mamma mia, quanti ricordi, ragazzi! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mamma mia, ragazzi, al sol pensiero di quanto tempo è passato da quando ho realizzato il primo video con questo modello che ha girato il mondo. Mamma mia, quanti ricordi mi vengono in mente, perché qui davanti a me ho un modello che ha cambiato un settore, il settore del movimento terra. Lo ha cambiato, lo ha reso accessibile. Parliamo dell'UINA 1580 e adesso entriamo nel dettaglio. Tocca aprire sta 24 ore che lo tiene bene 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 al sicuro. Mamma mia, guardate quanto è bello. Ma poi qui c'è tutto all'interno della confezione: carica batterie, l'olio per il fumo, perché fa il fumo, il radiocomando, anzi la postazione di controllo, l'escavatore. Mamma mia, pesa troppo. Faccio, vieni qua, dammi una mano perché pesa, dai, vieni a mandare una mano. Mo te metto a fare gli scavi qua fuori. Te sembrava facile, eh? Il pesantissimo e tutto in metallo UINA 1580. La pinza, il martello demolitore funzionante. Che modello! E per ultimo, quello che fa la differenza, un bel giravite. Fidatevi che è più semplice usarlo che tirarlo fuori dall'imballo. Ragazzi, questo modello ha veramente cambiato il settore del movimento terra. Ora mi direte, ma che vuol dire cambiato? Perché ragazzi, voi non vi immaginate che costo può avere, anzi, che costo aveva fino a prima dell'uscita di questo modello un escavatore in grado di scavare veramente, e non parlo di sabbia smossa, parlo di terra pesante, insomma di riempire la benna, e con questo escavatore è possibile. Però prima del 1580 l'unica opzione che avevate era puntare su un escavatore idraulico. Facile a dire escavatore idraulico, ma avete dato un'occhiata ai prezzi? Perché ragazzi, si parte da circa 2000 euro fino ad arrivare anche a 10.000 euro. Ecco, io già so cosa mi state dicendo, ma non faccio prima a comprarmi un mini escavatore? Sì ragazzi, ma qui parliamo di un modello in miniatura in grado di effettuare tutti i movimenti di un escavatore reale. Però non partiamo da 2000 euro a salire, perché questo modello ha un prezzo poco superiore ai 500 euro ed è in grado di effettuare tutti i movimenti di un escavatore reale e soprattutto garantirvi un'ottima simulazione grazie ai suoi suoni, grazie anche al generatore di fumo, perché dallo scarico esce il fumo ed è qualcosa di spettacolare. Comunque entriamo più nel dettaglio. UINA 1580, come vi dicevo, è completamente in metallo e fidatevi che si sente. Però il peso è fondamentale, perché se no non è che non scava, ma quando va a scavare se porta via tutta la struttura. Quindi serve un peso, serve una notevole impronta, ma soprattutto ragazzi, se volete divertirvi, volete iniziare a scavare senza spendere un enorme capitale, inutile dirvi che questa non è che è un'ottima scelta, è l'unica scelta. UINA 1580. Sono passati tantissimi anni dalla prima versione, nel corso degli anni è stata sempre leggermente aggiornata per quanto riguarda il lato elettronico, quindi sono stati fatti vari interventi sulla scheda per la gestione di tutti i motori che sono montati su questo modello. Qui abbiamo due motori per i cingoli separati, possiamo gestire ogni cingolo tramite la nostra postazione di comando, il joystick, la trasmittente, chiamatela come volete, e tre motori per la gestione del braccio, perché possiamo alzare e abbassare il primo braccio, possiamo aprire o chiudere il secondo braccio e naturalmente possiamo aprire e chiudere la benna, che è in metallo, è tutto in metallo. Inoltre questo modello è dotato della torretta che può ruotare a 360 gradi, quindi come avete ben capito è proprio come un escavatore reale. Però scava? Sì ragazzi, fidatevi,
scava di brutto. La potenza di questi motorini è veramente notevole. Parliamo di motori elettrici, motoriduttori, quindi non parliamo di idraulico dove sinceramente c'è molta più potenza. Però ragazzi, per accontentarsi, diciamo che qui ci accontentiamo alla grande, questo modello è perfetto e visto il suo notevole peso, dopo ve lo accendo e vi faccio capire la potenza di questo escavatore. Non è che c'è molto da dire ragazzi, perché di che cosa vogliamo parlare? Delle sue caratteristiche? Pesa, è in metallo, è elettrico, è semplice da utilizzare. Cosa volete di più dalla vita? Ve lo dico io, una pala, un po' di terra e crearvi la vostra cava personale. Uina naturalmente integra alla sua gamma anche altri mezzi dedicati al movimento terra, come il suo camion, come il suo fratello minore, l'Uina 1550, molto similare per quanto riguarda il lato estetico, ma non per quanto riguarda il lato prestazionale. Naturalmente parliamo di un'altra fascia di prezzo, siamo sotto i 100 euro. E oltre a questo ragazzi, Uina vi garantisce anche tutta la ricambistica. In giro per il mondo si vedono molti di questi escavatori modificati, quindi questa è un'ottima base di partenza anche per i più grandi smanettoni. E guardate un po' il lato estetico, vi ricorda per caso qualche escavatore di fama internazionale? Non faccio il nome perché sennò mi chiudono il video, chiudono il canale, però ragazzi il colore è uno, la forma anche. Cambiate l'adesivo qui davanti e non vi dico che replica di modello potete avere in casa a un prezzo veramente contenuto. Vabbè, ma adesso che famo? Lo accendiamo. E come si accende? Basta aprire il vano batteria, inserire la batteria, accendere la postazione di comando, bel bip, accendiamo il modello. Il bip del binding c'è, vabbè, fatemi ricordare come si fa. La potenza c'è, ma io l'avevo detto. Vabbè, adesso spengiamolo, togliamo un po' di fumo e parliamo un po' di più di questo escavatore, ragazzi. Come avete potuto vedere, che vedevo di? Cioè, ma che vedevo di? Questo è uno sfizio, ragazzi, cioè avere un escavatore. Ma ve immaginate, state nel giardino di casa vostra, uscite nel weekend, invece di fare il barbecue, vi fate la piscinetta in giardino. Ma ve immaginate il vicino come rosica. Mamma mia, questi sono quei classici oggetti, quei classici modelli che riguardano il modellismo, che fanno gola a tutti, sia se sei appassionato di automodelli, di imbarcazioni, di aerei. Quando vedi un modello di questo genere, l'unica cosa che vuoi fare è portartelo a casa. Come vi dicevo ragazzi, negli anni questo modello è stato sempre migliorato e Uina nel corso degli anni ha cercato sempre di arrivare alla perfezione, perché qui parliamo di un modello molto complesso. Se voi l'aprite, all'interno c'è uno Shanghai dei cavi che neanche vi immaginate. Le prime versioni ragazzi avevano qualche problemino sulla scheda e lì salda e rifà, mamma mia, poi mano a mano si è andata a migliorare. Quindi se oggi siete intenzionati ad acquistare un modello di questo genere, siete sicuri dell'acquisto che fate, perché questo è un modello testato, stramigliorato, strada paura ragazzi, e quello che la fa da padrone è il prezzo. Uina 1580 non è che è valido, è validissimo, non ha concorrenza, perché a questo prezzo non c'è di meglio. All'interno della confezione troviamo anche il martello demolitore. Oh, funziona davvero? Non ve fate venire strane idee in mente, eh? E poi anche la pinza, e il tutto si può montare sul secondo braccio. Tranquilli che all'interno della confezione c'è tutto quello che serve, ragazzi. Voi non dovete fare nulla, vi basterà
trovare uno spazio adatto, il consiglio personale: non andate su terreni infangati, pieni di acqua. Cioè, oltre a sporcare il modello, ragazzi, dovete anche capire che questo è un modellino in scala ridotta. Quindi non potete andare su un terreno molto duro, estremamente compatto, estremamente pesante e aspettarvi che questo scava la grande. No, dovete sempre crearvi la situazione, come per quanto riguarda qualsiasi altro oggetto. Non è che andate con una macchinina piccola sul raccordo, ragazzi, andate in una pista, in un luogo adatto, e qui dovete fare la stessa cosa, crearvi un percorso, proprio come avevo fatto io qualche anno fa. Mamma mia, quanto mi sono divertito quel giorno mentre provavo questo escavatore. Io non so cos'altro aggiungere, ragazzi, perché lo dovrei aprire, ve lo dovrei mostrare. Quello che mi viene solo da dirvi, ragazzi, è che se volete entrare in questo settore, oppure volete provarlo, volete avere un modello funzionante che non costi un enorme capitale, non c'è altro da scegliere, è inutile andare a cercare, non serve a niente. Fidatevi, ragazzi, perché poi se andate anche nell'idraulico dovete avere anche qualche competenza, perché lì la manutenzione è notevole e se non avete competenze oppure un po' di esperienza è piuttosto difficile da manutentare. Comunque, www.dpmodellismo.it, date un'occhiata a tutta la gamma di prodotti Uina. Vi ricordo, c'è il camion, c'è l'escavatore più economico se magari volete spendere ancora di meno e vi accontentate di prestazioni inferiori a questo bestione, e anche tanto altro. Come al solito, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, ma soprattutto spero di avervi messo a conoscenza di un modello valido e unico nel suo genere. Mi raccomando, commentate il video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo modello, perché so che molti di voi già lo hanno, e soprattutto iscrivetevi al canale, perché presto ne vedrete delle belle. Ciao!